mi hanno detto che diciamo c'è un'invasione la mattina intorno alle 7, alle 8 giù di lì e la sera. Io però ho notato che ci sono per tutto il giorno, insomma, non ho notato granché differenza. Almeno nella mia zona preferiscono il momento in cui il sole tramonta, in cui c'è ancora caldo ma non c'è il sole che picchia. E diciamo che per almeno 2 o 3 ore da quel momento lì bisogna combattere. Le zanzare pungono sempre. Sempre e tutti pungono. Allora ragazzi, oggi parleremo della zanzara, un insetto di cui conosciamo poco. Dovrete prepararmi una ricerca seguendo queste domande che vi scriverò adesso. Vi darò un piccolo aiuto. Cominciate a chiedere alle persone in giro che cosa sanno delle zanzare. Da dove vengono non lo so, sinceramente. So che comunque sono nei luoghi dove c'è l'acqua. Vivono negli ambienti umidi, dove ci sono gli stagni d'acqua. Tutte le zanzare per svilupparsi hanno bisogno di un ambiente acquatico, dove si sviluppano le larve, ma ogni specie ha delle peculiarità. Quindi abbiamo delle specie che amano grosse distese d'acqua, come ad esempio la zanzara di risaia, altre specie che nascono nelle piccole raccolte d'acqua, come un comune sottovaso, ad esempio la zanzara tigre. Non so di cosa si nutre, sarebbe interessante saperlo. L'unica cosa che so, si nutrono del sangue per prodursi. So che sono insetti fastidiosissimi che si nutrono con il nostro sangue e quello che rilasciano nel nostro organismo poi ci provoca una reazione allergica. Le zanzare si nutrono principalmente dei succhi zuccherini delle piante. Soltanto le zanzare femmina, nel momento in cui sono state fecondate e hanno bisogno di nutrire le uova, si nutrono di sangue. Quante specie di zanzare conosce? Ho sentito dire la zanzara tigre, la zanzara nera, la zanzara strana, altre, no, almeno no, non sono approfondito con le zanzare. Ho sentito parlare che c'è, non so se da quest'anno, comunque c'è la zanzara che punge anche di giorno, oltre che di notte. No, so che c'è la zanzara tigre che è molto famosa, poi c'è la zanzara anofele, poi so che ce ne sono altre più diffuse nelle nostre zone che sono un po' più piccole ma sono ugualmente fastidiose. In Italia ci sono oltre 60 specie di zanzare, le più comuni in Piemonte sono 3, che sono Oclerotatus caspius, la zanzara di risaia, la Culex pipiens, la zanzara comune che vive anche in città, e l'Aedes albopictus, la cosiddetta zanzara tigre. Le zanzare depongono le loro uova a seconda delle specie o direttamente in acqua o su dei substrati solidi che vengono sommersi. Dalle uova, una volta in acqua, nascono delle larve, sempre acquatiche, che nel giro di pochi giorni o al massimo alcune settimane si trasformano in pupe, da cui nascono le zanzare adulte. La Lua Luce ha una testina con queste zampine. Non mi faccio descrivere una zanzara. So che è stata, arriva dai paesi esotici, no? Credo. L'ha portata, non so, le correnti d'aria, non so cosa. Quanto è grande la zanzara tigre? La zanzara tigre è grande più delle altre, credo. Forse da vicino non ho mai vista una. Bella domanda. È piccolina, è piccolissima, la più piccola di tutte, penso, o sbaglio. È una bella bestiolina, sarà 2 centimetri? Sì. No, 1 centimetro. Ma dicono che sia lì a strisce, non lo so se è vero o no. tipo di grata, bianca e nera, tipo la Juve. Di grata, nera e grigetta, bianca, nera e bianca. Ed è striata sopra.
nera e grigia. Beh, la zanzara tigre, nonostante il nome, non è gialla e nera, ma è bianca e nera. Si riconosce facilmente in quanto ha una colorazione di fondo nera con delle strisce e delle macchie bianche molto brillanti. Al contrario di cosa si pensa, la zanzara tigre è più o meno grande come tutte le altre zanzare. La zanzara tigre è più pericolosa delle altre zanzare. Ah, questo è un problema, non lo so, a dire la verità. Zanzara tiger, sì, che è quella più comune ed è anche responsabile della trasmissione di tante altre patologie come la malaria, per esempio. Sono queste zanzare tigre, queste cose qui, che portano anche malattie. Attualmente nella nostra regione la zanzara tigre non è più pericolosa delle altre zanzare, in quanto le malattie che può diffondere non sono presenti nel nostro territorio. Il focolaio per eccellenza per la zanzara tigre è rappresentato dai copertoni usati che vengono per qualsiasi motivo lasciati alla pioggia. L'acqua che si deposita all'interno del copertone non evapora, perché, data la forma del copertone, quando viene scaldata dal sole, riprecipita sul fondo. Le zanzare possono portare malattie? Le zanzare non so se possono portare malattie. Penso di sì. Penso che sono proprio degli animali proprio infettive, perché portano anche tante malattie, perché oltre che ti succhiano il sangue, te la portano pure della malaria, perché ti fa gonfiare. Le zanzare possono portare la malaria, la febbre spaccaossa, ma probabilmente anche altro, ma non, magari non agli uomini, non lo so. Le zanzare nel mondo sono vettori di numerose malattie. Fortunatamente alle nostre latitudini queste malattie non sono presenti. Come ci si protegge dalle zanzare? Ah no, adesso so, sì, mia moglie quest'anno ha comprato dei braccialetti anti-zanzare. Io non ci credo. Sempre l'autan dietro. L'autan non mi piace, sono contraria a questi prodotti chimici che non servono a niente. A casa metto limone con i chiodi di garofano, tutti questi sì, i rimedi della nonna, in caso di puntura ammoniaca e basta. Sono comprato anch'io lì DDT da mettere sopra lì sulla pelle in modo da tenerle lontane. Ci sono in commercio dei prodotti repellenti che possono essere utilizzati, ovviamente essendo prodotti chimici devono essere utilizzati seguendo le prescrizioni per ciascuno di questi prodotti. È chiaro che non si possono utilizzare insetticidi sulla pelle, perché questo creerebbe ovviamente dei problemi. È altrettanto chiaro che l'utilizzo di questi prodotti deve essere ripetuto più volte nel tempo, perché la loro efficacia cessa abbastanza rapidamente. Come si combattono le zanzare? Con le ciabattate contro il muro quando uno la vede. Come si eliminano? Non mi piacerebbe saperlo. Ho sentito dire però quei pipistrelli. Oppure ci sono anche, per tenerle lontane, quelle candele alla citronella. Ci sono delle lampade apposta elettriche che abbruciano. Flit. Quelle ne uso tanto, perché siccome le ho detto una, mi rovina magari la notte. Mi rovina quelle, allora prima di uscire da casa, flit. Penso che dovrebbero fare qualcosa anche a livello magari di centro abitato e non lasciando solo al singolo l'iniziativa di fare qualche cosa, perché penso che è quasi impossibile per il singolo cittadino fare qualche cosa in questo caso. Le zanzare si combattono innanzitutto con la prevenzione, quindi per quanto riguarda la tigre la miglior forma di prevenzione è quella di evitare qualsiasi ristagno d'acqua, anche il più piccolo. Quindi parliamo dei sottovasi, parliamo anche però di tutte quelle forme di rifiuti che magari vengono dimenticate all'aria aperta e che si possono riempire di acqua dopo la pioggia.
La capacità della zanzara tigre di sfruttare queste piccole raccolte d'acqua è impressionante. Quindi anche in una piccola pozza, formata per esempio dalla tasca di un nylon, possiamo trovare centinaia di larve. Per quanto riguarda i ristagni d'acqua non eliminabili, è necessario procedere alla loro copertura con delle zanzariere, in modo tale che non resti però nemmeno una fessura attraverso la quale le zanzare si possano infilare. Nel caso i ristagni d'acqua non siano eliminabili e non siano copribili con una zanzariera, bisogna procedere al loro trattamento con dei prodotti larvicidi. Il prodotto larvicida è sempre da preferire al prodotto adulticida perché va a sradicare il problema all'origine. I prodotti larvicidi che vengono utilizzati e che possono essere utilizzati anche dai normali cittadini sono principalmente a base di Bacillus thuringiensis, che è un prodotto biologico che è specifico per le larve di zanzara. Qual è il suo rapporto con le zanzare? Sia io che la mia bambina siamo punte spesso d'estate. Probabilmente perché si dice c'è il sangue dolce, no? Ma io sapevo che pungono comunque in prevalenza chi ha un sangue più dolce, però non so, penso che sia una leggenda. Le zanzare sono solo quelle che mi pungono perché sono diabetico, allora quindi ho il sangue dolce, guarda caso ce n'è una, mi viene addosso a me una e mi rovina la giornata. Però adesso è capitato un caso in cui ho mangiato una pietanza sufficientemente piccante e non si sono avvicinate. Alcuni cittadini hanno abbastanza ben presente qual è il ciclo biologico delle zanzare, altri invece seguono dei miti totalmente da sfatare. C'è chi pensa che mangiare piccante può essere d'aiuto per non essere punti e non corrisponde al vero, c'è chi dice che avere il sangue dolce facilita la puntura delle zanzare e anche questo non corrisponde al vero. Ciò che è sicuramente vero è che conoscere il ciclo biologico delle zanzare, conoscere il modo nel quale si riproducono, sono gli unici modi per veramente combattere questi insetti. Tra le persone che abbiamo intervistato, quasi nessuna sapeva, tranne quello del mercato. Sì. Quello era bravo. Però ho notato che qua la maggior parte sanno che comunque nei posti umidi, con acqua, le zanzare ci sono maggiormente. Poi c'era qualcuno che diceva che i pipistrelli possono aiutare ad eliminarle. Secondo voi è vero? Io un allevamento di pipistrelli in casa non lo vorrei, perché sennò mia mamma morirebbe sul colpo. Beh, però ho notato che comunque anche molti non sapevano della zanzara tigre in generale, nel senso le dimensioni, il colore, sono arrivati fino a dire che era grande 2 centimetri o di più. Allora ragazzi, com'è andata la ricerca? Cosa mi sapete dire? Secondo me combattere le zanzare, oltre che è utile, è anche molto divertente. Sì, è vero, poi non è neanche così difficile combatterle, basta avere un po' di attenzione e costanza nel cercarle. Una cosa che abbiamo imparato poi è che bisogna combattere le zanzare quando sono ancora giovani, quando sono ancora larve, invece che quando sono adulte. Bravi ragazzi, un ottimo lavoro. Da adesso in poi però avete un compito ancora più importante: divulgare queste informazioni a tutti, a partire dai vostri genitori, ai vostri amici e a tutti quelli che conoscete.